visto che girare il video tutto da solo era impossibile, mi sono fatto dare una mano dal mio coinquilino, che alcuni di voi conosceranno, altri no. Prima chicca della giornata è il mio setup urbano. Come potete vedere è un bel cazzo di setup. Sotto come base c'è una mimetica grey, ovviamente da forze speciali, un tattico plate carrier tutto agghindato con gli shoulder patch, il marsupio e la placca di protezione per le palle da giaggernotto, cinturone con ovviamente fondina e tasche varie e un utility molto fica, cinghia a punto della Mantis per attaccare invece il fucile principale da forza di riduzione SWAT M4 della Lonex. Ora io mi metto a fare delle mosse imbecilli mentre l'altro mai invece vi descrive esattamente quello che c'è sul tattico. C'era del ritardo. Sì, c'era molto ritardo. Va bene, passo a parlare un pochino più nel particolare dei vari componenti, così vi fate un secondo due mani e potete decidere anche voi se agghindare il vostro tattico in questo modo. Partendo dalla patch police, veramente fighissime queste patch qua, ragazzi, mi fanno morire sul davanti e anche ovviamente sul dietro. Sto pensando tra l'altro di mettere un map dietro per metterci tutte le mie rovine dentro. Sul davanti troviamo cinghia Mantis, come ho detto. C'hai ragione, scusami. Ti chiedo scusa. Qui sul davanti ho attaccato una cinghia a un punto della Mantis, perché il fucile è veramente pesante e voglio essere sicuro che la cinghia lo regga. Ci ho attaccato anche un braccialetto in cordura per permettermi di poterlo tirare dietro senza che mi ci voli dietro tutto il fucile, sennò diventa un casino. Una tasca. Tasca tripla della Mantis con attaccato un porta caricatore doppio per i caricatori dell'FNX45. I cartoni. Subito sotto troviamo una tasca utility per le palle, ci metto dentro il pen. Subito sotto troviamo una drop down pouch, ovviamente anteriore, dove ci si tiene lo scotch, il coltello, i crackers, tutto quello che vi può servire ovviamente in campo. Come avete visto, deve tornare giù di nuovo adesso Giuse. Zoom sulle palle. Subito sotto troviamo il parapalle da giaggernottolo. Comodo? No, però è molto figo, quindi ce l'ho messo lo stesso. Ti ho messo fuoco il pacco. Grazie, era proprio quello che volevo mettere a fuoco, oibò. Era proprio difficile cliccare in uno spazio così piccolo. Ridi. Passando adesso al clou di questo tattico che a me personalmente fa ho attaccato, come potete vedere, due shoulder patch. Oggi non è giornata. Ah, aspetta che tiro indietro perché tanto ci vede solamente i baffi del triste come inquadratura. Quindi penso che il baffo porno sembra proprio un donut operator americano. Come potete vedere ci ho attaccato qui una porta bossoli perché era figo. Patch ovviamente dell'umbrella perché sembra uno di quelli che va a scoppiare gli zombie. Sull'altra patch invece inglese, infatti sono appunto pronto ad andare ad ammazzare gli infetti in Inghilterra perché la loro politica sembra essere quella, visto le recenti dichiarazioni. Sei infetto, boh. Passiamo adesso al cinturone, andando in senso orario, esattamente. I got a big cinturone. Moschettone per varie cose, Chylum, bastoncini luminosi Findus, quello che volete. Fondina, ci ho messo dentro una 1911 che in realtà non uso mai, però vi fa vedere quante armi ho. Proseguendo dietro troviamo una tasca utility molto figa perché ci si può attaccare un bordello di patch, dove dentro metto un po' di tutto, tra cui cracker. Troviamo la tasca esausti, questa è un pochino particolare perché ci sono varie tasche anche laterali. Potete metterci, che cazzo ne so, i bossoli, delle tessere, dei fogli che trovate nel campo, roba che vi serve tenere, o anche le bombolette esauste se non le volete buttare per terra, non buttatele per terra. Tasca doppia porta caricatori perché mi piace girare carico come un giaggernottino. E infine questo anellino qua. Molti di voi si chiederanno che cazzo ci fai con questo anellino qua che non è del colore giusto. È esattamente corretto. Il problema è che questo anellino qui mi permette di fare una cosa. Restate lì. Giuse, intrattieni il pubblico. Intrattengo il pubblico. Presidente. Ma sai che non sono neanche la barzelletta, porca troia. Ecco, facciamo finta che io debba fare transizione da pistola a fucile, ok? E abbia il tempo non di mollare giù il fucile in questa maniera, tirare fuori la pistola, ma appunto di bloccarlo, perché non voglio che mi sballonzoli in mezzo alle palle. Beh, io molto semplicemente faccio così, così. Questo qui è bloccato, non mi sta in mezzo ai coglioni. Estraggo la pistola e poi mi posso muovere. Quando ho finito,
mano qui, e sono pronto. È un sistema che non penso di aver inventato io, anche se non l'avevo ancora visto utilizzare, probabilmente le forze speciali lo utilizzano, chi che sia lo utilizza già, ma è molto comodo perché vi potete muovere in giro senza che il fucile vi vada a sballonzolare o sbatta ovunque. Per quelli di voi che stanno per dirmi che la cinghia è troppo lunga, sì, lo so, questo fucile però pesa un'ira di Dio e con gli altri che utilizzo invece non si tira così tanto, in quanto questa è elastica. Ok, transizione smooth as fuck. Ok, ci sono. Sembri Topolino dei poveri così comunque. Sembra... Perché Topolino dei poveri? Hai l'orecchio. Ah, per... ce l'ho ancora in testa, sì. Per concludere, cappellino Clow Gear che spacca il culo, occhiali protettivi. Queste sono cuffie da poligono, normalmente io uso le Armor che attacco poi dopo alla radio, oppure... Mi sento un cazzo e sento tutto vattato, pazzesco. Vi metterò l'effetto vattato nel video perché fa molto ridere. Perché sono leggermente più comode, e oppure uso un auricolare singolo che mi attacco direttamente alla radio per sentire tutta la roba in giro. Bene, direi che questo è tutto e concludiamo con un tour molto molto veloce di una stanza molto molto speciale. Seguitemi, vi faccio vedere una cosa incredibile. Questo è il mio regno. Un regno incasinato con un sacco di armi e sì, come potete vedere, questa è la stanza delle armi. Ve la faccio vedere brevemente perché se ci volete un video apposta ve lo faccio volentieri. Qui. Questa è un po' della roba che ho comprato durante gli anni, pistole varie. Lì ci sono quei tipo 300 fucili che ho comprato a 6 mm e usato due volte, oppure usati per tanto tempo e adesso non uso più. Ciao, sono Red in post produzione. Le prossime clip hanno la shutter speed sballata. Mi scuso per l'inconveniente. Ah, sì, quasi dimenticavo. Se volete il maledetto video sulla stanza delle armi. Commentate, 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 commentate. Grazie per l'attenzione. Torniamo al video. Basta così però, perché se volete un video apposta sulla stanza, in quanto ci sono 250.000 cose dedicate al software qui dentro che ho accumulato durante gli anni, chiedetecelo nei commenti e la faccio molto molto volentieri. Soprattutto perché c'è anche il setup boschivo che non avete ancora visto. Basta, non facciamoglielo vedere, così poi dopo scrivete nei commenti maledetti bastardi. Quello è il pene, giusto? Piccolo spoiler su una possibile nuova recensione. Sì, mi sono finalmente deciso a comprarlo anch'io. È una grandissima figata, devo dire, ma aspettiamo a recensirlo per un momento in cui non dovrete rosicare perché non lo potete effettivamente utilizzare se lo comprate. Qui da Red è tutto, scriveteci nei commenti cosa ne pensate di questo video un pochino diverso, spero di avervi allietato in questo momento un po' triste e complicato della nostra vita, vedrete che finirà, siamo vicini a tutti i soft gunner e a tutti gli italiani, ovviamente, resistiamo che tra poco si riparte. Ok, riprendi dai... Riprendi dai... Freeze! Shoulder pad. Freeze! 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 Sono scemo in culo. Questo video va mandato a Conte e gli fa vedere la reazione degli italiani alla quarantena. Soft gunner in quarantena.